Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Canale con questo tuffo che ci stiamo unendo per te. Dunque, è già da un po' di tempo che su TikTok, su Instagram vedevo sempre, sempre il solito libro girare. E quindi ho detto, ma come mai? Sono andata a leggere la trama, mi è piaciuta, ho scoperto che è un romanzo d'amore. come piacciono a me, e gira tanto perché è uscito da poco, è uscito a maggio, grazie a Newton Compton, Facciamo finta che mi ami di Elena Armas. E io ho detto no, lo devo leggere assolutamente, anche perché gira anche tanto, perché ne faranno un film. Quindi ho detto subito! Se a fine video sarete interessati ad acquistare il libro, qui sotto trovate il link di affiliazione per Amazon dove potete prenderlo. Ci troviamo a New York e la protagonista è Catalina Martin, una donna di 28 anni, spagnola, che 6 anni fa si è trasferita a New York e lavora in un'azienda, per un'azienda, la high-tech, insomma, un'azienda fa cose tecnologiche, insomma. Catalina, o Lina, come preferisci che la si chiami, si trova benissimo in questa azienda, ha trovato una collega che è diventata praticamente la sua migliore amica, ovvero Rosy. Tranne che circa 2 anni fa è arrivato un nuovo collega di nome Aaron Blackford. Diciamo che non è che ci vada d'accordissimissimo. Quando è arrivato, lei aveva tutti i buoni presupposti per instaurare comunque un rapporto lavorativo cordiale, insomma, allegro e tutto, tranne che lui, la prima volta che l'ha vista, lei, insomma, è entrata nel suo ufficio, le ha portato anche un regalo di benvenuto e lui l'ha sdobbata. E tra l'altro poi il giorno dopo lei ha sentito come lui diceva al loro capo, no, io con lei non ci posso lavorare, no, la devi levare dal mio progetto del lavoro. Quindi lei, capocciona, sente stardita e quindi da lì loro si scontrano sempre, frecciatine su frecciatine, sono in competizione, cioè loro proprio non si possono vedere. E il libro inizia proprio con Catalina che si sta confidando con Rosy. È disperata perché sua sorella si sta per sposare in Spagna. Si sta per sposare con un uomo di nome Gonzalo e Gonzalo ha un fratello che gli farà da testimone e questo fratello però è l'ex di Catalina. E lei ha saputo, insomma, dalla madre che lui, questo fratello, questo testimone di nozze, si presenterà al matrimonio con la sua nuova fidanzata. E quindi lei dice io mi devo presentare con qualcuno e quindi dice alla mamma, guarda, anch'io tanto verrò accompagnata da qualcuno. Ma questo qualcuno non esiste, lei non è fidanzata, però lei dice se mi presento lì senza nessuno, loro penseranno, ah, ancora non l'ha superata questa storia, bibibubu, e quindi lei ha detto sta bugia di getto. Il problema è che ora si trova in difficoltà perché non ha nessuno che l'accompagni e sta cercando una soluzione. Di dire la verità alla madre non se ne parla perché lei dice l'avrà già detto a tutta la famiglia Martin, lo sapranno zie, cugini, parenti, di qui di là, ha detto ci faccio insomma, la figura della scema se gli dico ah no, però ti avevo detto così, in realtà non lo è. Quindi dice a Rosy, io mi devo trovare qualcuno. E proprio in quel momento si presenta Aaron e dice guarda, se vuoi ti ci accompagno io lì al matrimonio di tua sorella. E lei tipo, what? Che stai dicendo? Cioè, ci parliamo a malapena in ufficio, siamo in competizione, non ci possiamo vedere, cioè te mi vuoi accompagnare in Spagna per 3 giorni e fare la mia accompagnatore? Cioè, no, lasciamo perdere. E lui dice, vabbè, te intanto pensaci, nel suo modo molto freddo, lei, che gli ha preso a questo qui? E niente, il fatto è che lei vaglia tutte le sue possibilità, cioè proprio tutte, 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 ma alla fin fine non ha altra possibilità che portarsi Aaron dietro. Naturalmente lei gli dice cosa vuoi in cambio, lui fa guarda in cambio andiamo a una festa di beneficenza insieme, io devo andarci con una persona, devo andarci accompagnato, ma non ho nessuno. E quindi te farai da mia accompagnatrice in questa serata, insomma, di beneficenza. E lei fa, vuoi solo questo? In cambio fa, sì, voglio solo questo. Quindi vanno a questa serata, tutti agghindati, insomma, ben vestiti, c'è un'ansia, insomma. Poi vedrete voi cosa succede.
E dopo ciò poi loro andranno in Spagna, si fingeranno fidanzati. Wimena! E poi dovete leggere per scoprire cosa succede. Dunque, io ho letto questo libro in 3 giorni perché dovevo lavorare e quindi non è che potevo stare attaccata al Kindle tutto il giorno e fare anche tardi, perché tra l'altro mi dovevo svegliare presto, ma questo non ci interessa, quindi io l'ho letto in 3 giorni. È un classico romanzo d'amore, cioè se vi piace il genere, se vi piacciono anche dei cliché e quant'altro, allora questo fa per voi. Se invece i cliché non vi piacciono, allora non leggetelo, perché è proprio un cliché questo. Per chi ha letto tanti romanzi d'amore, romanzi rosa come me, io dopo 3 capitoli sapevo come andava a finire la storia. Però a me piacciono i cliché, piacciono magari le storie d'amore così, quindi io me lo sono divorata. Poi è molto scorrevole, a me è piaciuto tantissimo. Ora lei un po' too much, capocciona, perché è proprio intestardita, cioè lei si rovina con le sue mani delle volte. Cambierei solo leggermente questo, perché è veramente dura, 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 dura. Cioè, non comprende. Non intende. Come direbbe lei. Però per il resto a me è piaciuto tantissimo. L'unico appunto su di lei, e io se fossi stata nell'autrice avrei messo qualche capitolo dal punto di vista di Aaron. A me piacciono un sacco i punti di vista maschili, quello proprio avrei fatto tutto un libro dal punto di vista suo, avrei alternato i POV, un po' di lei, un po' di lui, un po' di lei, un po' di lui. Però soprattutto secondo me nelle prime fasi del libro, secondo me proprio ci stava da Dio, cioè proprio assolutamente. Ora sono proprio curiosa di vedere chi sceglieranno come protagonisti. A me poi le trasposizioni cinematografiche mi piacciono sempre tantissimo, anche se so già come va a finire e quant'altro, spero sempre che magari qualche cambiamento ci sia, così almeno un brividino ce l'abbiamo. Ci sono delle scene spicy, alcune scene esplicite ci sono, quindi vedete un attimino, non è un libricino di Nicola Sparks dove si baciano e poi si passa la notte dopo, no, qui tutta la notte è descritta, quindi vedete un attimino voi. E niente ragazzi, fatemi sapere se lo avete letto, cosa ne pensate e chi vi immaginate, insomma, come attori che potrebbero interpretare loro due, perché sono molto molto curiosa. Come sempre vi ricordo di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale e qui sotto trovate i link per gli altri miei profili social. Io vi mando un bacio e ciao a tutti!